La prima nazione spaziale della storia è attualmente in orbita. Si tratta di Asgardia. A circa un anno dall'annuncio della sua costituzione, il satellite Asgardia 1 è stato lanciato lo scorso 12 novembre dalla base NASA di Wallops Island, portando con sé un disco rigido di archiviazione sul quale sono stati caricati rappresentazioni digitali di costituzione, inno e stemma della neoformata nazione. Obiettivo di fondo del progetto, detta dei suoi ideatori, è la creazione di uno Stato basato nello spazio che possa unire la futura umanità, rendendola transetnica, transnazionale, etica e pacifica. La completa definizione di nazione è però subordinata ad un riconoscimento in quanto tale da parte delle Nazioni Unite, le quali verificheranno che Asgardia possegga determinati requisiti: una popolazione permanente, un territorio ben definito e soprattutto un governo che le conferisca la possibilità di interfacciarsi con altri Stati. Step successivo è quindi rappresentato dalle elezioni parlamentari, indette per la prima metà del 2018, durante le quali gli oltre 150.000 cittadini di Asgardia, provenienti da 215 paesi del mondo, saranno chiamati a scegliere i 150 membri del Parlamento. Il viaggio verso il compimento dell'obiettivo è ancora quindi lungo e tortuoso, ma i numerosi sostenitori del progetto rimangono convinti che Asgardia sarà un giorno la casa dell'umanità nello spazio.